Grazie di essere venuti. Oggi continuiamo con il laboratorio dal basso, rivoluzioni controvento, vice città. Faccio una breve sintesi. Ieri abbiamo parlato nella prima parte di impresa sociale di comunità, quindi come una comunità possa diventare impresa e quindi come la stessa comunità possa prendersi cura del suo territorio. Nel pomeriggio abbiamo parlato di marketing, di imprese, in particolare focalizzando l'attenzione sulla mobilità sostenibile, su come si possa fare impresa grazie alle biciclette. Oggi, grazie all'intervento di Magdalena Morel, cercheremo di ricollegare entrambi i moduli. Magdalena è direttrice esecutiva di Ciudad Viva e oggi appunto cercheremo di fare un link fra le imprese di comunità e le biciclette, appunto grazie alla stessa. Non rubo ulteriore tempo ai relatori e passo subito la parola a Barbara. Buongiorno a tutti, primero que nada, perdón por no hablar italiano, pero voy a hablar en español y Antonella me va a ayudar como dijo Michele, mi nombre es Magdalena, yo trabajo en una organización que se llama Ciudad Viva en Santiago de Chile. Nosotros partimos como en los años 90. Como una organización comunitaria de vecinos de distintas partes de la ciudad de Santiago que se vieron amenazados por la construcción de una autopista urbana, ¿ya? Y se organizaron para pelear contra esa autopista. En los años 90 en Chile estábamos recién volviendo a la democracia de la dictadura de Pinochet. Entonces era un contexto muy reciente para las organizaciones sociales, ¿ya? Y la democracia en Chile. Ci vedi? Ci sono. Ok. Buongiorno, chiedo scusa per insomma, il fatto di non riuscire a parlare in italiano, però parlerò tranquillamente in spagnolo visto che sono assistita da un interprete. Mi chiamo Magdalena Moral e faccio parte dell'associazione Activa Viva di Santiago, in Cile. Vi racconto un po' la nostra esperienza. Durante gli anni 90 ci siamo organizzati con delle comunità di residenti a livello comunale, i quali si sentivano minacciati dalla costruzione di un'enorme autostrada, per cui negli anni 90 si sono organizzati per far fronte a questa minaccia ed è importante sottolineare il fatto che insomma, si veniva dalla democrazia di Pinochet, per cui è un periodo. Luego de esta autopista se hizo igual, pero no se hizo en la superficie como estaba pensada originalmente, sino que al menos logramos que se hiciera debajo del río. Entonces se hizo como un túnel en una parte. Por un lado se podría decir que fracasamos, pero por otro lado se podría decir que tuvimos éxito porque al menos se hizo de otra forma, de una forma que impactaba un poco menos. Dunque, in realtà alla fine l'autostrada si costruì ugualmente, però perlomeno ci fu un cambiamento, nel senso che non si costruì in superficie, ma fu fatta sotto un fiume, creando una sorta di tunnel. Per cui se da un lato possiamo dire che la nostra iniziativa fallì, dall'altro però siamo riusciti a ottenere un successo facendo spostare la zona in cui si è costruita l'autostrada. Pero el mayor éxito yo creo que fue que esta gente que se había organizado, la organización no se deshizo una vez que terminó el problema con la autopista. La gente siguió organizada y formó Ciudad Viva, que es la ONG donde estoy yo involucrada, y que después se dedicó no solo a protestar, sino a hacer propuestas. Entonces nosotros decimos que pasamos de la protesta a la propuesta, porque la gente aprendió mucho sobre urbanismo, sobre transporte. Los vecinos se capacitaron mucho en estos temas, entonces dijeron: A ver, para, no, la autopista no es el único problema que tenemos, tenemos muchos otros problemas que tienen que ver con cómo se está construyendo la ciudad. Entonces ahí formaron la organización que ya lleva
15 años trabajando en distintos temas, promoviendo la participación ciudadana, la participación de la gente en las decisiones sobre cómo se construye la ciudad. Dunque, in realtà il principale successo, oltre allo spostamento della zona di costruzione dell'autostrada, fu rappresentato dal fatto che la gente che si era organizzata per questo obiettivo non abbandonò l'organizzazione una volta conseguito il risultato, ma continuò ad operare dando vita a Fiura Viva, che è un'organizzazione non governativa per la quale lavoro, e che passò dalla protesta rispetto all'autostrada a una serie di proposte, in quanto aumentò la consapevolezza a livello comunale di questioni quali il trasporto pubblico, l'urbanizzazione, per cui tutti gli abitanti assunsero una certa consapevolezza. Pertanto l'operato dell'ONG non si limitò soltanto alla questione dell'autostrada, ma si rivolgeva un po' a tutti i problemi a livello locale. L'ONG opera da circa 15 anni, fomentando e potenziando la partecipazione da parte dei cittadini e da parte della gente per quanto riguarda i problemi strettamente connessi alla vivibilità e al trasporto a livello locale. Perdón, pero la presentación tiene algunas partes en inglés y otras partes en español, así que... Dunque, la presentazione sì, è formata da slide in lingua inglese e in lingua spagnola, però... Ce la farei. Sì, lei parlerà in spagnolo e poi io... Non sappiamo se dobbiamo essere in italiano. Así que está mitad y mitad. ¿Por qué nos debería preocupar el transporte? En general, la gente en los barrios no trabaja los temas de transporte o no somos expertos en transporte, solo vivimos en nuestros barrios. Pero ¿por qué nos debería importar especialmente el transporte? Eso es lo que quiero hablar ahora. Dunque, ciò di cui voglio parlare in questo momento è il motivo per il quale dovremmo preoccuparci effettivamente e nello specifico di trasporto. Básicamente, en general, en el mundo, nos deberíamos preocupar el transporte por estas cuatro razones. Hay muchas más, pero estas son las cuatro principales, según yo. No, según mucha gente, no solo yo. El cambio climático, la crisis del petróleo, la epidemia de la obesidad o de la inactividad, y el fracaso de la ciudad basada en el auto. ¿Ya? Esas son las cuatro principales. In realtà a livello mondiale ci dovremmo preoccupare del traffico. Secondo il mio punto di vista esistono tantissimi motivi per cui il traffico dovrebbe rappresentare una forte preoccupazione. Tra questi motivi, a mio avviso, ce ne sono quattro fondamentali, vale a dire la questione dei cambiamenti climatici, la crisi del petrolio, le questioni attinenti all'obesità e all'inattività da parte degli individui e il completo insuccesso del modello di città incentrato sull'auto. En términos de cambio climático, porcentajes importantes de las emisiones de efecto invernadero y de las emisiones de CO2 vienen del transporte, ya un 13 y un 23% respectivamente. Y las emisiones de CO2 relativas a transporte están esperado que aumenten en un 57% en el mundo en el periodo desde el 2005 al 2030. O sea, el transporte aporta de forma muy importante al cambio climático. Dunque, per quanto riguarda il primo punto, che è quello relativo ai cambiamenti climatici, ci sono delle percentuali importanti da sottolineare, in particolar modo quelle relative all'emissione di gas a effetto serra e all'emissione di CO2, che sembrano essere causate principalmente dal tema del trasporto. In termini percentuali, rispettivamente, si è registrata nel 2006 un'emissione di gas a effetto serra
carico a causa del trasporto pari ad un 13%, mentre emissione di CO2 pari al 23%, e in realtà per quanto riguarda le emissioni di CO2 strettamente connesse al trasporto, si prevede che nell'arco di tempo che intercorre dal 2005 al 2030 la percentuale sia destinata ad aumentare raggiungendo il 57%. Lo que se llama en inglés el peak oil, o sea, en el fondo que ya pasamos el momento de mayor producción de petróleo y ahora las reservas van disminuyendo cada vez más, y un sistema de transporte basado en modos que utilizan el petróleo muy intensamente es un sistema que no es sustentable, y que esto demuestra que tarde o temprano que no podemos seguir con ese sistema, porque las reservas se están acabando, y puede que año a año salgan alguna nueva por aquí o por allá, pero a la larga, a largo plazo, eso va a disminuir muy drásticamente. Dunque, il secondo punto riguarda quello che in inglese si chiama peak oil, vale a dire la crisi del petrolio. Sostanzialmente il problema riguarda le riserve di petrolio che sono, si stanno pian piano esaurendo, per cui c'è lo sforzo di promuovere il passaggio da un sistema basato sul petrolio a un sistema che riesca a sopperire alla mancanza di questa risorsa, in quanto a lungo termine inevitabilmente dovremo farne a meno. Potrebbe capitare che da un anno all'altro ci sia un incremento nuovamente nelle riserve di petrolio, però è destinato ad esaurirsi. E la epidemia, che già è una epidemia della obesità. Justo ayer agregué esto porque estaba haciendo unos cambios finales a la presentación, y en las noticias apareció un estudio del McKinsey Global Institute sobre obesidad a nivel mundial. ¿Ya? Y decía que un tercio de la población mundial tiene sobrepeso, liderado obviamente por Estados Unidos, pero en un segundo y tercer lugar liderado por China e India. O sea, las economías emergentes están adoptando todo lo negativo de las economías mundiales como Estados Unidos, ¿no? El costo global de la obesidad es el mismo costo que tiene el conflicto armado. Y ellos lo calcularon en 1.3 trillones de libras. Lo estaban dando en la BBC, entonces estaba todo en libras. Pero nos habla de que esto tiene un costo altísimo para la sociedad. Dunque, per quanto riguarda il secondo punto, che è quello dell'epidemia dell'obesità, perché ormai si può parlare di epidemia, proprio ieri ho letto una notizia relativamente a uno studio, e andando a verificare la slide della mia presentazione, uno studio condotto dal McKinsey Global Institute, nel quale si sottolinea che un terzo della popolazione mondiale è affetta da sovrappeso, e nello specifico la classifica è capeggiata dagli Stati Uniti, cui fanno seguito Cina e India, il che vuol dire che le economie emergenti si stanno affiancando alla prima, alla capolista che è rappresentata dagli Stati Uniti, e il costo dell'obesità è stato paragonato al costo di un conflitto armato, nello specifico si parla di 1,3 trilioni di pounds a livello mondiale. Questo è solo per mostrare alcuni dati, questi sono dati degli Stati Uniti, dove un 62% degli adulti tiene sobrepeso o sono obesi, è una cosa impressionante. Y esto muestra el avance. Desde 1989, el color más claro es donde hay menos de un 10% obeso, y el más oscuro va aumentando, ¿no? Esto era 89, 93, 97, 2000 y 2001. ¿Ya? O sea, el rojo es más de 20% con obesidad de la población, ¿ya? Y el amarillo ahí más de un 25%. Y este modelo es el que estamos, en la economía emergente al menos, este es el modelo que estamos importando.
Dunque, queste sono delle slide che si riferiscono ai dati relativi agli Stati Uniti, in cui il 62% degli adulti risulta essere affetto da obesità. In realtà mostro un passaggio interessante dal 1989 sino al 2001. I colori più chiari mostravano meno 10% di obesità, fino a passare alla macchia più scura che denota un incremento notevole delle percentuali di obesità, e il rosso nello specifico rappresenta un più 20% di obesità, fino poi al giallo che addirittura rappresenta un'obesità superiore al 25%. E questo modello, che insomma è il modello che seguono un po' le economie emergenti, come appunto Cina e India, per cui non solo Stati Uniti, ma economie emergenti che stanno seguendo proprio questo modello. È il stile di vita che stiamo adottando in paesi come Cile, lamentabilmente. Y también se ve el tema de la obesidad infantil, especialmente, ya, los hábitos de consumo, la alimentación, la falta de actividad física, afecta también en gran parte a los niños. En Estados Unidos, uno de cada tres niños tiene sobrepeso, un tercio. Es muy alto. Dunque, in realtà questo è uno stile di vita che stiamo adottando anche in Cile, in modo particolare il problema dell'obesità infantile, che è un problema allarmante, causato principalmente dalla mancanza di attività fisica o da una cattiva alimentazione, e addirittura la percentuale negli Stati Uniti dei bambini affetti da obesità è di un terzo, quindi un bambino su tre è affetto da obesità. Y estas son cifras de locales en Chile, solo para mostrar que el tema de la inactividad, que vamos a llegar eventualmente al tema del transporte en bicicleta, ¿no? Y esto es para mostrar que, al menos en Chile, la inactividad afecta en mayor parte a las mujeres, ¿ya? Por la manera en que está organizado el trabajo laboral, el trabajo doméstico, la mujer se lleva una mayor carga de trabajo, porque trabaja fuera de la casa y luego trabaja dentro de la casa, entonces tiene menos tiempo libre, y eso significa menos tiempo para desarrollar actividad física, y eso se ve reflejado en estos números, ¿no? Casi un 88% de los hombres son inactivos, sedentarios, pero más de un 90%, casi un 91% de las mujeres. Y aquí se ve el porcentaje de hombres que tienen sobrepeso, hombres con obesidad y mujeres con sobrepeso y obesidad en Chile. Dunque, questi riportati nella slide sono dei dati relativi, locali, relativi al Cile. Poi torneremo sulla questione del trasporto legato alla bicicletta. In realtà, per quanto riguarda il Cile, l'inattività colpisce principalmente le donne, le quali hanno delle ore di lavoro, quindi devono spostarsi all'esterno, lavorano in casa, per cui sviluppano delle ore lavorative all'interno, il che vuol dire che hanno meno tempo libero e hanno anche meno spazio da dedicare all'attività fisica. Relativamente alle percentuali, per esempio, gli uomini inattivi sono circa l'88% della popolazione, mentre un 91% di donne mostra mancanza di attività fisica e inattività. Il diagramma poi riporta le cifre relative al sovrappeso, all'obesità in donne e uomini. Il sovrappeso del 43% è registrato per gli uomini, e l'obesità totale o morbida cosiddetta per le donne, rispettivamente, si aggira intorno al 25% e al 2,3%. Basicamente mostra che la maggioria della gente tiene o sovrappeso o obesità. En el caso de los hombres, más del 60%, y en el caso de las mujeres, por ahí se. In sostanza, fondamentalmente le cifre dimostrano che la maggior parte della popolazione è affetta o da obesità o da sovrappeso. Y finalmente el fracaso del modelo de ciudad basado en el auto. ¿Ya? Este modelo que ciudades como Santiago en Chile han traído desde Norteamérica, es un modelo que está demostrado que ha fracasado, ¿ya? Por básicamente, o sea, esos son tres de los efectos más graves que se ven: la contaminación,
Santiago, como ayer hablábamos, como Milán, ¿no? Es una ciudad que está en un valle rodeada de montañas, entonces tiene permanentemente una capa de contaminación sobre ella. La congestión vehicular, no sé cómo le llaman aquí a los trancones, a los tacos, le llaman nosotros. ¿Sí? Ah, sí. Y los choques. Y ahí nosotros, o sea, a mí no me gusta hablar de accidentes, sino que hablar de choques, porque en general asociados al tráfico son cosas que se pueden evitar y que otros países han logrado disminuir radicalmente la cantidad de gente que muere o que se accidenta, entonces, o sea, que muere o que queda herida. Entonces son cosas que son prevenibles fácilmente, si es que hay la voluntad para hacerlo. Il quarto punto mostra il completo fallimento di un sistema improntato sulla macchina. Per esempio, Santiago ha preso spunto dal Nord America in fondo e a mio avviso tre elementi, tre effetti strettamente connessi al fallimento di questo sistema sono in primo luogo l'inquinamento. Ieri parlavamo con gli altri e dicevamo che Santiago alla fine è un po' come Milano, circondata da montagne per cui ha un livello di inquinamento abbastanza alto. Il secondo punto è quello della congestione del traffico, strettamente connesso al terzo punto che è quello degli scontri, che preferisco non definire incidenti in quanto la maggior parte di questi scontri in realtà si può prevenire, per cui si può evitare che una grossa percentuale di persone muoia o resti ferita a causa di uno scontro tra auto. Y este modelo basado en el auto es un círculo vicioso, ya, y eso es lo que muestra este gráfico, porque al problema de la congestión, al problema de la congestión de tráfico, se responde con más calles, construir, darle más espacio al auto. Eso trae más accidentes, más emisiones, más ruido, y en el fondo trae, es como, el tráfico es como el gas. Si uno da más espacio, el gas se va a meter. Entonces, si uno da más espacio para el auto, llega mayor tráfico. Las distancias, en general, lo que sucede es un modelo que promueve que hayan distancias más largas, promueve que sea más difícil andar a pie o andar en bicicleta. Por lo tanto, la gente en general se cambia cuando ya es muy difícil andar en transporte público o a pie o en bicicleta porque el sistema está hecho para que sea más fácil andar en auto. Tú apenas puedas comprarte un auto, y es lo que pasa en, en los países en desarrollo, apenas puedes te compras un auto y ya tienes tu auto y por ende hay más tráfico. Y cuando hay más tráfico, ¿qué hacemos? Démosle más espacio al auto y eso trae más tráfico. Es un círculo vicioso y es lo que se ve en la ciudad. Dunque, il sistema di città improntato esclusivamente sulla macchina, come si può vedere dalla slide, rappresenta in fin dei conti un circolo vizioso, in quanto la congestione, certamente connessa alla congestione c'è un aumento di strade, il che vuol dire un aumento di scontri, un aumento di emissioni di CO2 e un aumento di caos. Il traffico è un po' come il gas, per cui se si concede più spazio, naturalmente il gas si diffonde più ampiamente. Questo modello di città non fa altro che aumentare le distanze, rendere molto più complicato per gli individui il movimento a piedi o avvalendosi di mezzi di trasporto pubblico o biciclette, per cui appena se ne ha la possibilità naturalmente si corre a comprare una macchina ed è quello che sta succedendo un po' negli stati in via di sviluppo. Voy a hablar un po' brevemente sobre il tema de los choques y de la inseguridad. Lo principal es que la velocidad mata, más allá de cualquier tema en general, por lo menos en Chile al menos, y sé que es algo mundial, se culpa muchas veces a los peatones, ¿no? No, es que el peatón no podía cruzar ahí, no tiene que estar ahí.
Bueno, lo que está matando a los peatones no es que los peatones crucen la calle, lo que está matando a los peatones es que los autos y los vehículos motorizados van a velocidades demasiado altas. Dunque, parlerò brevemente della questione degli scontri e della mancanza di sicurezza su strade. Fondamentalmente la causa della morte è la velocità. In realtà spesso e volentieri si attribuisce la colpa ai pedoni. I pedoni non dovevano attraversare in quel punto, i pedoni non si dovevano trovare lì, ma il problema non è la presenza dei pedoni su determinate aree, bensì la velocità delle automobili e la velocità che uccide. Y este gráfico lo muestra porque es un gráfico que aquí va la velocidad de los autos y la probabilidad que un peatón muera en caso de haber un accidente. Esto está en kilómetros por hora. Entonces se ve que después de los 40 kilómetros por hora la línea sube muy rápidamente, ¿ya? A más de 70, no sé cuál es la velocidad máxima urbana acá. 50. En Santiago es 60 y en algunas calles 70 kilómetros por hora. Era 50 antes y nuestros inteligentes parlamentarios la subieron. Pero en el fondo, a 50 kilómetros por hora hay un 50% de posibilidades que si hay un accidente el peatón muera. A 60, que es la que tenemos nosotros, es un 80%. O sea, si tienes un accidente en Santiago de Chile, ojalá que no lo tengas, porque hay un 80% de posibilidades que te mueras como peatón. Y aquí hablar 70, o sea, 70 kilómetros por hora, chao. Y por eso es lo que se recomienda muchas veces que sea, o sea, menos de 40 y ojalá 30, donde el porcentaje baja mucho. Dunque, il grafico mostra sia la velocità sia la possibilità di morte in seguito agli incidenti. Naturalmente il grafico è costruito sulla base di chilometri all'ora e come si può vedere dal grafico, dopo 40 km orari la linea naturalmente tende ad aumentare. Non so quale sia qui il limite di velocità, ma Santiago è del 60 e in alcuni tratti di 70 km all'ora, prima in realtà il limite di velocità era di 50, però poi i nostri parlamentari hanno aumentato il limite di velocità. Per cui, guardando il grafico, in caso di incidente, a partire dai 60 km orari c'è un'alta possibilità di morte. In realtà già sui 50 km orari un pedone ha il 50% di possibilità di morire, per cui si raccomanda di mantenere la velocità intorno ai 40 km orari. Lo altro che è molto importante è che questi problemi di sicurezza vial affectano desproporzionatamente alle persone di minori ingressi, alla gente più povera le affecta più. Porque son los que en general andan más a pie, los que en general no andan en auto, y por otras razones, porque viven generalmente en barrios más inseguros también. Pero este estudio en Inglaterra muestra que un niño en los grupos socioeconómicos más bajos tiene 6 veces más posibilidades de que muera o que quede gravemente herido que un niño del grupo socioeconómico más alto. Y esto es relativo a los accidentes de tránsito, ¿ya? Es porque afectan desproporcionadamente más a la gente más pobre. Y los padres reaccionan a esta inseguridad, que es peligroso que los niños anden solos en la calle, por así decirlo, responden a eso llevando a los niños en auto a todos lados, ya, a la escuela y a todos. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, naturalmente i bambini più poveri o gli individui più poveri sono quelli più colpiti, in quanto solitamente si muovono a piedi, non dispongono di un'auto e naturalmente vivono spesso in quartieri piuttosto insicuri.
Uno studio realizzato in Inghilterra afferma che un bambino appartenente a un ceto familiare di basso livello ha, ha 6 volte in più la possibilità di morire o restare ferito in un incidente rispetto ad un bambino che fa parte di un nucleo familiare di tipo benestante. Questo per quanto riguarda l'incidenza del transito delle auto sul movimento dei pedoni. E naturalmente, per contro, i genitori, per reagire a questa situazione di insicurezza, risolvono il tutto trasportando i propri figli ovunque, a scuola, in palestra, dappertutto. Este fue un estudio que se hizo no hace tanto tiempo, más bien reciente, en Estados Unidos para ver el efecto que tenía en los niños el que fueran llevados en auto a todas partes. Entonces se estudió niños que los llevaban en auto al colegio, a la escuela, a todos lados, y niños que iban a pie. Y se les pidió que hicieran un mapa de su entorno, de su ciudad, de su barrio. Y la percepción de su propio territorio que tienen los niños que son llevados en auto a todos lados es totalmente inconexa. Entonces, el mapa que ellos dibujaron de su barrio es simplemente los distintos lugares, la casa, la escuela, la casa del amigo, pero totalmente desconectados uno del otro. Entonces, tienen una percepción muy distorsionada de su entorno. Uno studio recente realizzato in America si concentra sull'effetto registrato relativamente ai bambini che vengono trasportati un po' dappertutto a scuola rispetto invece ai bambini che si muovono a piedi. È stato chiesto a questi bambini di disegnare una mappa dell'ambiente circostante e ne risulta una percezione completamente sconnessa e distorta della realtà, in quanto i bambini che vengono trasportati in auto dappertutto hanno una percezione fatta di luoghi isolati, per cui c'è la propria casa, la casa dell'amico, la scuola, un altro luogo in cui si sono fermati, quindi una percezione completamente distorta della realtà dell'ambiente circostante in cui vivono. Uno de los problemas también con este modelo basado en el auto es que afecta desproporcionadamente, como ya vimos, a la gente de menores ingresos, pero también afecta desproporcionadamente a la gente con discapacidades, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a los niños y a la gente mayor. Ya es un sistema que no promueve la equidad social. Uno dei problemi strettamente connessi all'uso dell'auto è sicuramente quello della diseguaglianza sociale, che colpisce, come abbiamo già detto, in particolar modo i poveri, i disabili, le donne, i bambini, naturalmente gli adulti. Insomma, l'auto non è un mezzo di trasporto che si confà a un sistema adeguato a questi individui. Y esta es una imagen también de Santiago, que creo que grafica muy bien este tema, porque es unas personas que les hicieron una autopista frente a sus casas y donde hay un signo no caminar, no andar en bicicleta, no llevar tracarga, no, todos no, y es gente, mujeres, mayores y niños, que son los que en general toman transporte público o caminan, no tienen acceso a automóvil. Questa è un'immagine di Santiago che credo che sia molto rappresentativa della questione di cui stiamo parlando. In pratica è stata costruita un'autostrada proprio di fronte all'abitazione di questi individui ed è stato posto un cartello che alla fine è solo un insieme di no, perché non si può andare a piedi, non si può andare in bici, insomma tutto un insieme di no e questi individui non sanno come muoversi. Naturalmente colpisce in particolar modo donne e bambini per quanto riguarda questa residenza, che sono solitamente gli individui che si spostano di più a piedi o magari userebbero il trasporto pubblico. El otro tema con perché afecta más a las mujeres un sistema basato nell'auto è por dos cosas básicamente. Uno es el sistema como de machismo, se puede decir, o la distribución de trabajo,
que hace que en general las la familias que de menores recursos o de clase media en general tienen un auto por hogar y ese auto lo usa el hombre en general, no la mujer. Y lo otro es el patrón de viaje de mujeres, y esto es lo que yo encuentro que es más interesante, sobre todo para quienes nos interesa promover el uso de la bicicleta, ¿ya? Porque el hombre, en general el patrón de viaje, en las sociedades donde el hombre es el proveedor principal de la familia, es un patrón que es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, es un patrón de viaje pendular, se le llama, ¿ya? Va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En cambio, el patrón de viaje de las mujeres, en general la mujer es la que se hace cargo de los niños, se hace cargo de los enfermos, se hace cargo de la gente mayor en la familia, y el patrón de viaje es un patrón poligonal. La mujer va de la casa a dejar a los niños, vuelve a la casa, va a su trabajo, va a hacer las compras, vuelve a la casa, va donde la mamá, vuelve, va a buscar a los niños, va al hospital, va, y es un patrón entonces que con muchos viajes más cortos en general. Dunque, il sistema incentrato sull'utilizzo dell'auto evidenzia, a mio avviso, due punti in particolare. Innanzitutto, il cosiddetto maschilismo, nel senso che solitamente nei nuclei familiari a basso reddito c'è la disponibilità di una sola auto in famiglia e quell'auto verrà usata principalmente dall'uomo. L'uomo sviluppa un tipo di transito, per così dire, pendolare, nel senso che principalmente si sposta da casa al luogo di lavoro. Al contrario, invece, la donna, e in questo senso è importante sottolineare il secondo punto messo in evidenza da questo sistema incentrato sull'auto, che è appunto lo schema di viaggio. La donna sviluppa uno schema di viaggio completamente differente, appunto definito poligonale, in quanto solitamente deve occuparsi di più cose contemporaneamente, per cui per esempio accompagna i bambini a scuola, si reca sul posto di lavoro, va a fare la spesa, poi va a trovare i propri genitori, va in ospedale, torna a riprendere i bambini, insomma sviluppa un modello di viaggio poligonale caratterizzato da viaggi più corti. El antiguo paradigma de las ciudades basadas en el auto también se basa en un uso del suelo que es muy separado de las distintas funciones, ¿no? El modelo norteamericano donde están los sectores residenciales, los sectores donde están los trabajos, ¿no? Y los sectores donde están los malls o el comercio, y todo separado por grandes autopistas, e non hai che percorrere grandi distanze. Il vecchio schema, il vecchio paradigma, insomma, del transito sottolinea l'uso che si fa del suolo sulla base delle diverse funzioni, per cui si individua la zona residenziale, poi si individua il luogo di lavoro, quindi la zona in cui sono concentrate tutte le aziende, gli uffici, e poi la zona cosiddetta del commercio, con i punti vendita e i negozi. Tutte le varie zone sono separate da un gran numero di autostrade, secondo il modello americano. Y este es el modelo que hemos, como he dicho, hemos importado. Son, cuando uno mira estas imágenes, es muy fácil darse cuenta quién es el que tiene la prioridad absoluta. Cómo está distribuido el espacio nos habla de quién es el que está en primer lugar, quién es el rey y quiénes son los que estamos en segundo, cuarto, quinto lugar. Los peatones. Claramente, aquí hay calles muy amplias, mucho espacio y aquí hay solo obstáculos. Questo è un modello importato da cui si evince chiaramente, guardandolo attentamente, chi ha la priorità di trasporto in questo tipo di ambienti e come è distribuito lo spazio, per intenderci chi è il re su queste strade e chi invece come noi pedoni si trova sulla parte bassa della piramide. Questa immagine invece mostra appunto un insieme di pedoni e messi a confronto
denotano la presenza di ostacoli, di un sacco di ostacoli per quanto riguarda il transito dei pedoni. Y lo otro con este, el modelo de la ciudad expandida, ¿no? Es el uso mucho más intensivo de la energía. Esto acá muestra la densidad urbana, o sea, la cantidad de habitantes por hectárea y el consumo de energía relativa a transporte. Entonces, básicamente, en las ciudades menos densas, las ciudades más extendidas, como las ciudades norteamericanas, hacen un uso muy intensivo de energía por el transporte, porque tienen que recorrer largas distancias y porque está basado en el auto. Ya allá arriba están las ciudades norteamericanas y acá abajo están las ciudades europeas, que son más densas y usan menos energía, son más sustentables. Dunque, questo grafico, questa tabella riferisce all'uso che si fa dell'energia limitatamente ai trasporti. È stata considerata la proporzione di abitante per ettaro. Naturalmente le città più estese denotano un intenso uso di energia e nello specifico relativamente ai consumi. Le città più dense, più popolose, hanno un tasso di consumo di energia molto alto proprio perché si tratta di percorrere lunghe distanze. Nella parte alta del grafico sono registrate per esempio le città del Nord America, mentre nella parte bassa quelle europee, che in un certo senso sono più sostenibili dal punto di vista del consumo di energia. Y lo otro es que esta ciudad basada en el auto no solo consume más energía, sino que es un modelo ineficiente. Esta es una imagen muy conocida, no sé si acá es tanto, pero por lo menos allá muy, la usamos mucho, porque muestra, creo que son como 50 personas, en términos del uso del espacio. Entonces son 50 personas, una en cada auto, 50 personas metidas en un bus, o 50 personas en bicicleta o a pie. Entonces muestra que la ineficiencia del uso del espacio en nuestras ciudades, donde el espacio es un bien escaso en general, el auto es el modo por lejos más ineficiente. Il sistema basato sull'auto, oltre ad avere problemi relativamente al consumo di energia, mostra una chiara inefficienza dal punto di vista del mezzo di trasporto utilizzato. Per esempio, nelle immagini che vedete, nella prima credo ci siano circa 50 persone, mostrate poi rispettivamente una persona in ogni auto, le persone concentrate all'interno di un bus e poi persone che si avvalgono di bici oppure si muovono a piedi. Chiaramente le immagini mostrano la totale inefficienza che viene fatta dell'uso dello spazio e per assurdo la macchina è lo strumento peggiore per quanto riguarda la gestione dello spazio, che è assolutamente una risorsa da sfruttare al meglio in modo efficace. Esto es básicamente lo mismo, es la cantidad de personas que puede tener una calle de 3,5 metros de ancho en los distintos modos de transporte. Es una manera distinta de graficar lo mismo de antes. Dunque, questa immagine in realtà è solo un'alternativa, un'immagine alternativa a quello che ho mostrato prima, riporta fa vedere la quantità di persone su una strada larga 3,5 metri, cambiando chiaramente il tipo di mezzo di trasporto, iniziando dalla macchina fino ad arrivare alla metropolitana. Y aún así, a pesar de que sabemos que es un modo que utiliza muy intensamente la energía y que es un modo muy ineficiente, en muchas ciudades es el modo al que le damos la mayor cantidad de espacio. Ya este es un estudio que hizo un arquitecto danés en Nueva York. Estudiaron cómo se usaba el espacio en las calles y básicamente vieron que esto dice 46, midieron por hora la cantidad de personas que iban en auto, en bus, y a pie. Y hay 56.000, 51.000 y
por, en cada vereda, caminando, o sea, casi 100.000 personas por hora caminando, o sea, por día caminando, y en todo este espacio, 56, o sea, básicamente se le está dando más del doble del espacio por, a la mitad de la gente, o sea, una minoría, podríamos decir, ocupa la mayor parte del espacio. Sebbene il sistema incentrato sull'auto denoti chiaramente l'autoconsumo di energia e la totale inefficienza, in realtà gran parte delle città dà ampio spazio all'auto. Questa immagine riporta uno studio sviluppato da un architetto danese, il quale ha analizzato la quantità di persone che si muove all'ora utilizzando concentrandosi sia sul mezzo di trasporto auto o autobus, oppure le persone che si muovono a piedi. Come mostra lo schema, ai due estremi sono rispettivamente concentrate circa 51.000 persone, mentre nella parte centrale del diagramma sono concentrate 56.000 persone, il che vuol dire che meno della metà di persone viene suddivisa in diversi mezzi di trasporto, per cui si dà più del doppio dello spazio all'auto o all'autobus per trasportare in realtà la metà di persone che in minor spazio si potrebbero tranquillamente spostare a piedi o in bicicletta. Y esto es otra manera también de graficar que una calle del mismo ancho se puede distribuir de forma muy distinta dependiendo a quién se le quiera dar prioridad y que no necesariamente queda el caos con la congestión, que es un poco lo que los ingenieros de transporte muchas veces nos dicen, que no se puede hacer esto porque la congestión y lo que pasa cuando uno hace esto es que las personas toman decisiones distintas de cómo moverse, ¿ya? Si es más fácil caminar, si es más fácil andar en bicicleta, si es más fácil andar en transporte público, la gente toma decisiones diferentes y se sube al transporte público o toma la bicicleta, entonces las decisiones cambian. Y por eso es que no necesariamente ahí va a aumentar la congestión cuando uno le use el espacio al automóvil. Questa immagine rappresenta un altro modo di diciamo dare un volto alla situazione del sistema incentrato sull'auto rispetto ad altre alternative. In realtà si prende una strada della stessa larghezza e si cerca di cambiare la priorità affidata ai pedoni piuttosto che all'automobile. Il fatto di ridurre lo spazio a disposizione non vuol dire necessariamente creare caos e congestione, perché se si trasforma in questo modo lo spazio, accade semplicemente un cambiamento di decisione da parte della gente, per cui gli individui assumono decisioni diverse e valutano se sia il caso di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico, se sia il caso di andare in bici o di muoversi a piedi. Per cui si può diciamo, chiaramente dedurre che non è riducendo lo spazio o modificando lo spazio che aumenta necessariamente la congestione del traffico. El otro problema con la ciudad basada en el auto, vamos a llegar eventualmente a la ciudad basada en las personas, pero primero hay que analizar bien los problemas de la ciudad basada en el auto. Es que impacta en la interacción social que tenemos nosotros. Este es un estudio del año 70. O sea, imagínense que ya hace 40 años que se viene hablando de estos temas y todavía nuestras ciudades sufren por esto. Pero este estudio hizo encuestas a personas que vivían en tres tipos de calles distintas. Unas con tráfico muy pesado, otras con tráfico moderado y otras con tráfico menor. ¿Ya? Y las líneas representan dónde la gente tiene amigos o conocidos en su calle, y los puntos representan lugares donde la gente se encuentra. Entonces, lo que muestra aquí es que en las calles con mucho tráfico, la gente se conoce menos. La gente tiene... Es una cosa bien de sentido común, ¿no? Uno dice, bueno, obvio, bueno, pero aquí hay evidencia empírica. La gente se conoce menos
la gente, hay menos lugares donde la gente se encuentra, las calles están más vacías, lo que las hace más inseguras también. Y las calles con menos tráfico, la gente se conoce más, la gente tiene más amigos, más conocidos, y hay más lugares donde la gente se encuentra, por ende hay más ojos en la calle, lo que hace que los barrios sean más seguros también. Un altro problema è sicuramente quello legato al problema sociale. Arriveremo a parlare del problema che riguarda gli individui, però è innanzitutto importante approfondire i problemi connessi a un sistema incentrato sull'auto. L'immagine riporta uno studio sviluppato negli anni 70, in occasione del quale è stato realizzato un sondaggio rivolto a persone che vivevano su tre strade con indice di traffico completamente diverso. Quindi una strada con traffico intenso, una con traffico moderato e un'altra con traffico quasi scarso. Nell'immagine che vedete le linee rappresentano gli amici e i tipi di rapporti, mentre i punti evidenziati denotano un po' i luoghi di ritrovo degli individui. È facile osservare che nelle strade con maggior traffico la gente si conosce sicuramente di meno, le strade sono molto più vuote, il che le rende sicuramente più insicure e diciamo, la gente resta un po' chiusa dentro i propri spazi. Per contro, una strada con un traffico praticamente scarso denota una intensità dei rapporti tra la gente. È come se ci fosse più occhio diretto puntato sulle strade, per cui aumenta inevitabilmente la sicurezza e c'è una maggiore conoscenza tra gli individui che incrementa i rapporti dal punto di vista sociale. Y lo otro que descubrió este estudio es lo que la gente siente como su territorio propio. ¿Ya? En las calles con mucho tráfico, la gente siente que lo propio es simplemente su casa, su departamento o en muchos casos su habitación. ¿Ya? Eso es lo propio. Hay una falta de sentido de comunidad, ¿no? En cambio, en las calles con menos tráfico hay mayor sentido de comunidad. Lo propio es la calle, en muchas veces. O lo propio es mi cuadra. Un'altra cosa che lo studio dimostra è la consapevolezza da parte degli individui relativamente agli spazi che costituiscono il proprio territorio. Dunque, nelle strade con traffico notevole, gli individui percepiscono come spazio personale semplicemente la propria casa, il proprio ufficio o addirittura la propria stanza, per cui manca completamente il senso di comunità. Al contrario, nelle strade che hanno poca incidenza di traffico, quindi scarsa presenza di traffico, la zona che è avvertita come lo spazio personale è proprio la strada. Entonces, el nuevo paradigma es un paradigma de transporte que va del basado en el auto al basado en las personas. Modelo de ciudad basado en el auto se preocupa de mover autos por la ciudad, de mover máquinas. Lo que tenemos que preocuparnos es de mover personas. Si al final que las máquinas se muevan, si la gente no es capaz de moverse, estamos mal. Dunque, il nuovo paradigma comporta semplicemente un passaggio da un sistema incentrato sull'auto a un sistema incentrato sulle persone. Sembra quasi che la preoccupazione sia quella di far muovere le macchine, in realtà la vera preoccupazione è quella di far muovere gli individui, di consentire loro di transitare liberamente. Y esto tiene que ver con el tipo de ciudad que queremos, ya lo que yo les decía, en una ciudad que se preocupa de mover autos, hay menos gente en la calle, lo que las hace más inseguras. Entonces queremos una ciudad que sea segura, una ciudad donde todos se puedan mover, donde haya movilidad para todos, sin barreras, donde haya un espacio público que sea atractivo, que llame a la gente a estar ahí, una ciudad integrada y una ciudad inclusiva. Dunque, il discorso si riferisce naturalmente al tipo di città che vorremmo sviluppare. Abbiamo visto il sistema incentrato sull'auto che propone un modello
con scarsa presenza di individui su strade, per cui inevitabilmente comporta una maggiore insicurezza a livello stradale. Al contrario, il tipo di città che desideriamo è un tipo di città sicuramente più sicura, una città in cui non ci siano barriere per cui tutti possano muoversi liberamente, in cui ci sia uno spazio pubblico che abbia un certo punto di presa sugli individui, che sia particolarmente affascinante. Insomma, una città integrata e che includa tutti gli individui. Y un buen indicador para saber si nuestras ciudades están yendo en ese camino es la cantidad de niños en la calle. Si uno ve muchos, si las calles son buenas para los niños, son buenas para todos. ¿Ya? Si hacemos calles que solo son buenas para los hombres fuertes que se atreven a andar en bicicleta, que está muy bien, pero si es solo buena para eso, estamos fallando a muchos otros. Chiaramente l'indicatore principale per capire se la città che vogliamo si sta effettivamente realizzando è osservare i bambini, in particolare osservare la quantità di bambini che si muove in questo spazio, perché se lo spazio è adeguato ai bambini vuol dire che è uno spazio che va bene per tutti. Al contrario, se sviluppiamo delle aree che sono adatte a uomini robusti che fanno il loro allenamento e la corsa tutti i giorni, stiamo completamente sbagliando il sistema di città da sviluppare. Y lo que necesitamos entonces son funciones mixtas y en ciudades compactas, o sea, que uno no tenga que recorrer grandes distancias para ir a hacer las cosas que uno tiene que hacer todos los días. Que haya espacio para la naturaleza también en las ciudades, donde se favorezcan los modos de transporte más sustentables, que se minimice la necesidad de viajar. Muchos viajes que hacemos podrían perfectamente no hacerse, y espacios públicos de calidad. Ciò di cui abbiamo bisogno per sviluppare la città migliore sarebbe creare uno spazio dotato di funzioni miste, naturalmente una parte di spazio dedicata alla natura, sviluppare il traffico in modo sostenibile, quindi ridurre nettamente i viaggi, perché spesso facciamo diversi viaggi che in realtà potremmo evitare, e in generale creare spazi pubblici di alta qualità. Entonces, cambiare il foco desde entre comillas, mejorar los flujos de los automóviles, que es como el foco de la ciudad basada en el auto, los ingenieros de transporte que hablan de que no, que hay que mejorar los flujos, entonces hay que aumentar las velocidades y darle más espacio al auto, a un foco de mejorar la movilidad para las personas, para todos, y desde aumentar la capacidad, aumentar el espacio para los automóviles, a mejorar la seguridad y a reasignar los recursos y reasignar el espacio, redistribuir el espacio que tenemos de una forma de privilegiar a los modos más eficientes. È necessario naturalmente cambiare anche l'obiettivo nello sviluppo della nostra città ideale, per cui passare dallo sforzo finalizzato a migliorare i flussi di auto, perché gli ingegneri ogni volta sono concentrati sul miglioramento dei flussi di auto, al contrario invece si dovrebbe puntare a migliorare la mobilità per tutti gli individui, per cui bisogna passare anche dallo sforzo finalizzato a offrire sempre più spazio alle auto a uno sforzo volto a migliorare la sicurezza delle aree di transito e a ridistribuire sicuramente le risorse e lo spazio per mezzi di trasporto molto più efficienti rispetto all'auto. Y esto no quiere decir que no tengan que existir los autos, sino que es simplemente la mezcla más óptima, la mejor mezcla. Que los distintos modos de transporte todos tienen su rol, pero que los distintos modos tienen un mejor rol dependiendo del tipo de viaje, ¿no? Entonces, los modos de bicicleta y de caminata son mejores para viajes cortos. Obviamente, si uno tiene que hacer un viaje de 15 kilómetros,
probablemente irse caminando no sea lo más eficiente y no sea lo mejor. Pero para viajes cortos, la bicicleta y la caminata es lo más eficiente. Para viajes que son dentro del área urbana, y tiene el problema que hay un límite de lo que uno puede acarrear. Si uno se tiene que ir al aeropuerto con una maleta muy grande, no, caminando quizás no en todos los casos sea lo mejor. El transporte público es para viajes más largos, es para transporte en masa, o sea, sirve para mover a mucha gente de un lado a otro, y también tiene una necesidad que son viajes alimentadores. La bicicleta y caminata es de puerta a puerta, desde mi puerta de mi casa a la puerta de mi trabajo, por ejemplo. El transporte público no, la estación de tren no está en la puerta de mi casa, yo tengo que llegar a la estación de tren, ¿no? Entonces se necesitan estos viajes alimentadores que son en general viajes más cortos, por los que son más apropiados para hacerse en bicicleta o caminando. Y para los autos también son viajes más largos, para áreas que no estén tan que no sean tan densas, o sea, que tengan menos población y no son apropiados para áreas muy densas. En el fondo, ciudades muy pueblos muy pequeños, no vale la pena hacer un metro en una ciudad de 500 personas. En ese tipo de ciudades sí es más, se entiende más el uso del auto. Il cambiamento di sistema non vuol dire cancellare definitivamente le auto, bensì sviluppare la combinazione eccellente di tutti i mezzi di trasporto. Chiaramente bisogna considerare il fatto che i vari mezzi di trasporto hanno un ruolo specifico. Per intenderci, la bici o la camminata sono due modalità di trasporto ideali per viaggi brevi, di breve distanza, che si sviluppano all'interno della zona urbana di una città, in cui ci sia naturalmente un limite di bagagli da trasportare, perché ovviamente se dobbiamo andare in aeroporto piuttosto che alla stazione ferroviaria con delle valigie abbiamo difficoltà a muoverci in bici o a piedi. Insomma, la bici o la camminata è intesa per un viaggio porta a porta. Al contrario, il trasporto pubblico è adeguato per viaggi più lunghi che comportano un movimento di maggiori individui ed hanno bisogno naturalmente di dei collegamenti interni, perché se io da casa devo raggiungere la stazione dei treni, magari internamente ho bisogno di prendere un altro mezzo di trasporto che mi consenta di percorrere un breve tratto. Infine l'automobile, che è il mezzo di trasporto ideale per i viaggi più lunghi, sicuramente nelle zone a bassa densità di popolazione, non è sicuramente il mezzo di trasporto adeguato per le zone ad alta densità di popolazione. E in effetti basti pensare che in una città molto piccola, in un paesino, è impensabile sviluppare e costruire una rete di metro, perché non ha senso data la minima quantità di individui da muovere. Come nos movemos? Estos son cifras che encontré por ahí, pero en el fondo es el modo en que se hacen los viajes, ¿ya? En Bali, un 72% de los viajes se hacen en automóvil, un 14% en transporte público, un 13% caminando y solo un 1% en bicicleta. En Santiago, casi un cuarto de los viajes se hacen en auto, un tercio se hacen en transporte público, y un 37% de los viajes se hacen a pie, y estamos como en un 6% en bicicleta. Ahora, yo creo, en el Biciplan, que fue de donde yo saqué estos datos, no sale la metodología de encontrar estos números. Yo creo que se está midiendo solo, los viajes a la escuela o al trabajo, que es una metodología distinta que medir todos los viajes. Cuando uno mide todos los viajes, sube mucho el porcentaje de viajes a pie. Ya, entonces yo creo que no es que Bari esté tan mal, sino que la forma de medir es distinta en Roma. Pero aún así, aunque el porcentaje de caminata aumente, igual es un altísimo porcentaje de viajes en auto, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Copenhague, que es quizás un modelo de transporte más sostenible, donde hay viajes en auto,
pero hay muchos viajes en transporte público a pie y un 26% en bicicleta. Y esto es muy importante porque muchas veces la mayor parte de los viajes son de distancias cortas. Los viajes que hacemos todos los días nosotros, de San Paolo a centro de Bari, son 7 kilómetros, 8 kilómetros quizás. Son distancias que se pueden hacer en bicicleta sin tener que ser un experto deportista. Se puede perfectamente hacer en bicicleta, si es que estuviera la infraestructura para hacerlo. Entonces, son por distancia, en general, muchos de los viajes no tienen por qué ser en auto, pueden perfectamente ser en otro modo. Queste sono alcune cifre che ho ricavato e che descrivono il modo in cui vengono realizzati i vari viaggi. Per quanto riguarda la città di Bari, c'è sicuramente una netta percentuale di persone che si muove in macchina, il 72%, il 14% riguarda il trasporto pubblico, il 13% le persone che si muovono a piedi e solo l'1% per quanto riguarda la bici. Per contro, Santiago mostra un 24% di persone che si muovono in auto, con un 33% di persone che utilizzano mezzi di trasporto pubblico, il 37% di persone che si muove a piedi e il 6% di persone che utilizzano la bicicletta. In realtà credo che sia un po' diverso il tipo di sondaggio che è stato proposto ai cittadini e, per esempio, relativamente alla situazione di Bari, non è che sia davvero così drastica e tragica. L'unica cosa è che credo che siano stati considerati solo i viaggi per accompagnare i bambini a scuola o per andare sul posto di lavoro, non effettivamente tutti i tipi di viaggi che invece sono stati inclusi nel sondaggio rivolto agli abitanti di Santiago. Quindi è diverso il tipo di misura che viene fatta. Ad ogni modo, sebbene ci sia questa riflessione sul diverso sondaggio, comunque a Bari predomina l'auto come il mezzo di trasporto più utilizzato rispetto alla bici o alla camminata. Copenaghen, che sembra essere diciamo l'area modello in questo senso, ha comunque un 33% di persone che si muovono in auto, con un 21% di persone che adoperano mezzi di trasporto pubblico, il 20% di persone che si muovono a piedi e ben un 26% di persone che utilizzano la bicicletta. Il punto è che spesso ci muoviamo per dei tratti davvero brevi, per brevi distanze, e sono appunto distanze che si potrebbero tranquillamente fare in bicicletta, pur non essendo degli esperti ciclisti. Il punto è che il tutto si potrebbe fare se ci fossero le infrastrutture adeguate a coprire le brevi distanze. Questo è quello che mi mostra. Son datos que nos ayudan a ver los desafíos que tienen las distintas ciudades, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Santiago, nuestro desafío es más bien mejorar la calidad del transporte. No queremos que esto, y mantener estos porcentajes, queremos mantener la cantidad de viajes a pie, no queremos que disminuyan, y no queremos que aumente la cantidad de viajes en auto. Y queremos, ojalá, que aumente la cantidad de viajes en bicicleta, pero quitándole viajes al auto más que a los otros modos más sustentables. En el caso de Bari, claramente el objetivo es reducir la cantidad de viajes en automóvil, ¿no? O sea, esto es como distintos objetivos. I dati servono a mostrare le sfide che ci attendono per quanto riguarda il sistema del trasporto. Nello specifico, la sfida relativamente a Santiago è sicuramente quella di migliorare la qualità del trasporto, togliendo indubbiamente le percentuali alle persone che si muovono in auto e aumentando sicuramente il numero di persone che si muovono utilizzando la bicicletta oppure camminando. Per quanto riguarda Bari, sicuramente la sfida è quella di ridurre nettamente la percentuale di persone che utilizzano l'auto come mezzo di trasporto privilegiato. E la pianificazione cicloinclusiva, questo significa non che la bicicletta sia la priorità, però sì che si incluya la bicicletta in tutto lo che tenga a che vedere con con la planificación urbana de transporte y de tráfico, que se integre en toda la, que no sea como una oficina solo enfocada o un programa específico para la bicicleta del,
darle espacio donde sobre el espacio, que es un poco lo que pasa a veces. Aquí no sobra un espacio, así que hagamos una ciclopista. No, que esté integrada en todas las fases de la planificación urbana. Que sea una planificación equilibrada, lo que hablábamos, de que los distintos modos tienen un rol, pero equilibradamente. No hay uno que sea el que gana sobre todo, pero el rey, sino que cada uno tiene su rol. La pianificazione urbana che include la bicicletta come uno dei principali mezzi di trasporto vede sicuramente la bicicletta come lo strumento importante. Questo sistema non vuole dare esclusivamente priorità alla bici ed annullare gli altri, semplicemente intende la bicicletta come un mezzo di trasporto integrato che non venga preso in considerazione solo per dei programmi ad hoc puntati su degli spazi che magari avanzano a livello comunale, ma intendere un sistema di mezzi di trasporto che sia equilibrato, in cui ci siano diversi ruoli, come abbiamo già visto, da attribuire ai vari mezzi di trasporto, ma che non ci sia mai un re dei mezzi di trasporto e tutti gli altri come fanalino in coda. Ah, questa è la pellicola, però io credo che la puoi vedere così che hai al final, perché non so se si va a escuchar. Sì, c'è un film, un tratto di un film, però non so se si sente l'audio, si può... Viene? Sì, sì. Audio? Sì. Di Michele il computer. Come? Di chi? Michele. Esta es una película holandesa hecha en Holanda y en Colombia que habla de las ciudades amables con la bicicleta. Entonces quiero que la veamos y después seguir conversando. Y quizás después de la película podemos hacer un espacio para preguntas o dudas y ver si les interesa, porque después tengo preparado algo más específico sobre la infraestructura para la bicicleta. Entonces, si es que hay algo, si es que seguimos con eso o seguimos hablando de otra cosa. Dunque, questo breve film è un film olandese che è stato fatto in Olanda e Colombia ed è interessante vederlo perché mostra tutte quelle città che sono piuttosto gentili nei confronti della bici. Magari dopo potremo dare spazio a eventuali dubbi o domande perché poi prevedo di parlare più specificatamente della questione della bici, però ci confrontiamo, magari valutiamo gli argomenti dei prossimi interventi. Well, we are in Holland. At this moment, it's Amsterdam. I'm living here, and my name is Eva. And this street is very special because there are no cars allowed, and so the children can play here very easily. To a city where many people are standing and sitting and
and relaxing and playing. That's because it's a nice place, because they would not start to do all this if it wasn't comfortable and nice. People-oriented cities offer public spaces which are friendly to everybody. They give priority to people rather than to automobiles. City was always the meeting place of people, the place where you can meet your society, your fellow citizens, and you can move about without paying and without being invited. You can move about and see what's going on and see the girls or the boys or whatever you're looking after. And that's one of the major interests for people, that is other people. And the people-oriented city offers that attraction. The other people. Copenhagen, capital of Denmark, is an example of a people-oriented city. In the past 40 years, Copenhagen has transformed its public spaces. Step by step, Copenhagen has closed to car traffic its main central streets and vital places at the historical downtown. At the same time, the city has ensured an adequate infrastructure for a widespread use of bicycles. There's a very good quality about Copenhagen, about a city where you could be if you don't have a car. It's not the premises of the car, but the premises of pedestrians and the bicyclists. And in Copenhagen, we can see that every year there are more and more people who bicycle to work and also to other things. Denmark is a country with extremely cold and long winters. Nevertheless, in Copenhagen, one out of every three persons uses a bicycle to go to everyday activities. Normally, when I get up and I have to go to work or to school, I take my bike and drive to school with my bike. Because that's the easiest way, the cheapest way, the fastest way. Because the infrastructure is in Copenhagen made for bicycles, and I've been that way for many years. And now we have a citywide system, so it's a transport system. It goes from one door to the other throughout the city. You can really bike. In a country where the average wealth per person is higher than in the United States, many citizens have chosen a bicycle as a means of transportation because they live better that way. In Amsterdam, capital of the Netherlands, bicycles are also a part of everyday life. During the 70s, authorities in Amsterdam and many other cities in the Netherlands decided to solve the problem of traffic congestion by fostering the use of bicycles. Nowadays, the Netherlands is the country with the largest concentration of bicycles in the world. In the Netherlands, a bicycle is a must. It is a transportation system and a way of living. What you can do in the Netherlands is cycle around, walk around, ride around, train around, and see the variety of situations. And be surprised by the variety of people that are cycling, young, old. Everybody does it. It doesn't matter if you are a director of a school or just working at a laboratory or whatever you do, people can choose for a bicycle and they do. So it doesn't depend on the stage of your job. So we are a motorized country. We are not a country, but we do use the bike. Despite the high level of economic development in the Netherlands, Dutch people have chosen the bicycle as their favorite vehicle. I live here in the neighborhood, so it's 5 minutes by bike, and then I'm in the center, so I never use my car here in the city. A bicycle is the ideal vehicle to move within the city. Over a flat terrain, an average person rides 7 kilometers in half an hour. Thank you.
As I'm a student, I do everything on my bike. I go to the shops, I go to school, I go out to the club at night, and everything I do on bicycle. I go to my work on my bike every day. Where do I go on my bike? To school, to get some groceries, as we just did, to go to friends. When I go out, I go by bike. When I go to the train, I go by bike. Yeah. Very safe. Oh, yeah. Yeah, I feel it. The oxygen in the air, you know, it feels good. Cycling is good for your health, and it's amazing how you how much you see in the nature. It's so, so nice. You feel so good. At early age, kids are taught at school the basic safety skills to deal with different traffic situations while cycling. In 3 weeks we learn kids how to react in traffic, how to behave, how to keep distance, and how to do traffic, how to read the traffic signs. And that's what you see here. Bicycle culture in the Netherlands grew based on city-wide urban infrastructure, which has been specifically designed to protect cyclists wherever they go. A wide net of safe cycle paths allows you to reach the most important places in a city. Cyclists have adequate parking places. Bicycles are given special priority at the crossing points of cycle paths and roads. Sometimes, bridges and tunnels are built for the exclusive use of pedestrians and cyclists. Additionally, different measures are taken to reduce the speed of car traffic and discourage car use. The dominancy of the car has been taken away in the last 20-30 years by bringing the speed down, so no dangerous situation, easy crossing, rising the parking taxes, a variety of measures, so that no car dominance. The car is not the champion, the car is just one of them, and it gives simply a better feeling for everybody. Examples of how to show that. It's an integrated way of planning public space in relation to cycle networks. In Houghton's everyday life, you can experience the environment and mobility of a city specifically designed for bicycles. What they did in Houghton is take the car out so that there is no through traffic through the center areas and the residential areas. You can go everywhere by car. Each house, each building can be reached by car, but you have to go around. It's never direct. But the pedestrians and the cyclists, they can go direct. A bicycle, adequately integrated to urban planning as a transportation system, offers many benefits to a city. It's cheap, efficient, uses little space, makes no noise, and doesn't pollute. Mobility on a bicycle stands as an expression of freedom. Avanzada y civilizada es una ciudad donde el lugar de encuentro es el espacio público. Esto construye integración social, esto construye inclusión, esto construye de alguna manera una sociedad mucho más democrática. Since 1998, Bogotá, the capital of Colombia, made a political decision
to recover and transform its public spaces. With parks, tree-lined alleys, and car-free wide sidewalks, people felt welcome and respected. Podemos caminar más tranquilos. Se ve como más vida. Y uno como persona se siente como mejor en la ciudad. The adaptation of different spaces for people has included the construction of a special infrastructure for cyclists. In Bogotá, the use of bicycles grows on a daily basis. No tiene uno problema de trancones. Por eso me gusta la ciclorruta, porque podemos acortar caminos, se hace deporte, se pasa un momento agradable, uno se desestresa. Anda muy descansado, hay tranquilidad. Hay mucha más seguridad. Y porque me gusta hacer deporte, entonces me gusta un poco hacer deporte. La ciclorruta es importante en un 20 o 30% porque protege a los ciclistas y en un 70 o 80% porque es un símbolo de respeto por la dignidad humana, es un símbolo de igualdad. The decision to offer more dignified public spaces has been complemented with a new integrated transportation system. To improve urban mobility, different measures have been taken to restrict the use of private cars. From Monday to Friday, 40% of vehicles are not allowed to circulate during peak hours. Once a year, the use of private cars is prohibited all day long. And 10 cars a day is a fantastic thing that was added here in Bogota, because on a work day, everybody has to look for different alternatives. Si uno logra que una ciudad se movilice en bicicleta, va a ser una ciudad mucho más humana, más igualitaria, además, porque mientras que el automóvil separa a la gente, la bicicleta integra. Construir una sociedad mucho más integrada y más amable. Sidewalks and cycle paths prevent cities from becoming exclusively for car owners and permit that they become everybody's share. The elder, the disabled, and the kids. They allow cities to be truly for all. Building cities for pedestrians and cyclists is not a luxury. It is a commitment of a democratic society. It is a demonstration of respect for human dignity. Every way and every road should have parallel infrastructure to ensure safe mobility for pedestrians and cyclists. In a developing country, where most of the people do not own a car, sidewalks and cycle paths on every road confirm that all citizens are equal before the law and the state. A city where pedestrians and cyclists are respected and protected is a happier and more inclusive city. Assunto dei prossimi argomenti che dovrei trattare, perché ho davvero un sacco di slide ancora a capire quelli che mi interessano di più e li approfondiamo, o se ci sono delle domande relativamente. Io chiedere un attimo solo il microfono. No, è per lo streaming. No, non si sente. È stato veramente complimenti per la relazione, molto interessante. Però voglio chiedere, ha una ricaduta poi? Cioè vedo che su un pubblico più vasto tutta questa informazione, perché è informazione che poi dovrebbe portare a una formazione,
forse voglio essere più chiara, parlo per la mia piccola esperienza, io insegno in una scuola ubicata in una lama, già di per sé una scelta infelice, che nonostante i cui ragazzi, i cui genitori, nonostante si faccia educazione alla sicurezza, educazione anche a un uso più proprio della macchina, dell'automobile, vive una situazione infelice, perché io veramente vorrei filmare l'uscita di entrata dei ragazzi. E la macchina, che dovrebbe essere forse un mezzo per garantire ai ragazzi maggior sicurezza da parte dei genitori, diventa un mezzo per creare incidenti a tutto spiano. Per cui, voglio dire, potreste voi, ecco, come organizzazione, allargare un po' l'informazione ad un pubblico più vasto e soprattutto i ragazzi nella scuola. Noi lo facciamo, però ecco, forse una relazione del genere potrebbe attecchire meglio anche a livello di la formazione di docenti e di genitori che riescono solo ad utilizzare la macchina, l'automobile e basta. Per cui cosa fate voi, ecco, a livello di organizzazione perché si possa più allargare, informare, formare, ecco, il cittadino, oltre che nel contesto scuola, il cittadino ad un uso più proprio, ecco, io vedevo quelle immagini del filmato, una maggiore libertà, una maggiore socializzazione, come giustamente ha detto lei, la macchina isola, la macchina blocca, la macchina ci chiude, e già stiamo in una società in cui molta comunicazione non c'è, per cui si arriva a un punto in cui si va a scuola, si prendono i ragazzi, si lasciano i ragazzi, si torna indietro con l'automobile, li si prende rischiando anche un caos generale, senza conoscersi e magari creando anche beche tra i vari genitori, perché io ho la precedenza, tu no, la macchina mia è più grande, perché si viene con la macchina più grande, non con la city car, tanto per dire, devo mostrare. Ecco, c'è un'informazione e un culto poco, che non ha una ricaduta su una realtà che forse se utilizzasse la bici come mezzo di trasporto ne avrebbe una maggiore, non so, io forse non riesco ancora a trovare il termine, ricaduta positiva, ecco, a livello di tutto, di obesità come lei ha parlato, nei confronti dei ragazzi, non si muovono se non c'è l'automobile. E io vedo che il ragazzino, ma considerate, vivo, sto vivendo quotidianamente, il ragazzino che per caso non è stato prelevato dal genitore con l'automobile, è tornato a casa, il giorno dopo torna o con la caviglia slogata, o con il gomito lussato, o con il piede ingessato. Siamo veramente a questi livelli. Io dicevo l'altro giorno a una collega, e noi cambiamo classe perché i ragazzini, poco abituati anche a muoversi, non riescono a salire secondo piano nella scuola, non c'è ascensore, per cui addirittura si vorrebbe l'ascensore per salire. Cioè c'è questo impaccio anche notorio da parte dei ragazzi che li porta poi a diventare belli, anche robusti, sostenuti, ma che non ha una ricaduta positiva. Non so, io forse non sono stata molto chiara perché ho toccato vari punti che magari andrebbero analizzati volta per volta. Però, ecco, chiedo da parte vostra come organizzazione, non lo so, come una informazione maggiore, e soprattutto nei luoghi di formazione. Chiedo troppo? Bueno, non so se sono stata chiara. Primero, enhorabuena por tu intervención, por lo que has dicho hasta ahora, porque es de verdad muy interesante. Lo que yo quiero preguntar es que si ese tipo de información tiene consecuencias en ámbitos de formación, por ejemplo, o si la información facilitada por tu parte impacta sobre una parte más amplia de público. Yo trabajo como profesora en una escuela que se encuentra en una lima, en una zona muy delicada y particular, y me gustaría fotografiar todos los días el momento de llegada y partida de los alumnos cuando llegan sus padres a recogerles.
el atasco y todos los problemas con los coches, porque claro, los padres no emplean un coche sencillo de esos pequeños, sino el más grande. Y entonces allí empiezan a pelearse, ¿quién tiene que pasar? Yo tengo primero la prioridad y ya no se sabe qué hacer. El problema a nivel de entornos formativos es la falta de conocimiento de esa información. Es decir, me gustaría y le quiero preguntar cómo hacéis vosotros como organización para transmitir ese tipo de conciencia y ese tipo de información también a los profesores para que puedan enseñarlos a sus alumnos o a los padres, por ejemplo, porque como tú has dicho, el coche es un medio de transporte que conlleva aislamiento. De hecho, primero aislamiento, porque falta la comunicación, y en una sociedad como la de hoy en día, donde mucha comunicación ya se ha cortado por temas de tecnologías, de herramientas específicas, hace falta fomentar e impulsar la comunicación. Y además es un medio de transporte que facilita la inactividad por parte de los chicos. De hecho, yo veo los chicos que siempre están acostumbrados a que sus padres les recogen todos los días. Por lo tanto, si un día pasa que un padre se olvida y el chico se queda allí en el colegio y se va, es que se va andando a casa, pero el día siguiente nos viene con problemas en el pie, problemas en la pierna. O, por ejemplo, yo cuando le digo a mis compañeros que tenemos que cambiar de aula porque esos chicos no se mueven para nada, tienen una inactividad increíble, es que les cuesta incluso cambiar de aula. Por lo tanto, muy a menudo son chicos muy jóvenes, pero que tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, otro tipo de problema que es la falta de ejercicio. No sé si el mensaje queda claro, pero me gustaría saber qué tipo de trabajo tu organización hace para difundir la información y la educación al medio ambiente, al transporte, a la actividad, tanto a los padres como a los profesores en todos los entornos educativos y de formación. La organización mía, más que hacer educación o hacer promoción, lo que nosotros hacemos es hacer puentes entre las distintas organizaciones que se dedican a distintas cosas. Entonces, por ejemplo, hay una escuela que está interesada en hacer algo y nosotros lo juntamos con el grupo de ciclistas que puede hacer educación y lo juntamos con la gente del municipio. Nos dedicamos más a eso, a articular actores, más que nosotros duplicar el trabajo que ya quizás otros están haciendo. Ya, eso como punto uno. Il lavoro che la mia organizzazione svolge è in realtà sviluppare dei ponti tra organizzazioni diverse, per cui per esempio se si individua una scuola che ci richiede un intervento perché è interessata, noi facciamo di tutto per mettere in contatto la scuola interessata, le istituzioni a livello comunale, in modo tale da riuscire a combinare tutti gli attori all'interno di questa situazione, piuttosto che noi singolarmente promuovere delle attività. Cerchiamo, sulla base dell'interesse che viene mostrato, di combinare tutte le esigenze e portare avanti un certo tipo di attività. Questo è il primo punto. E capacitare a los distintos actores con este tipo de conocimiento, eso hacemos nosotros. Ahora, la parte siguiente que quería conversar era precisamente de cómo cambiar las cosas, ¿no? Y lo importante es que son distintos pilares. Si hacemos solo educación, es difícil. Hay que también, o sea, hay que hacer cambio en la infraestructura, en el tema económico y en educación promoción. Son siempre no solo un área, sino diversos temas, en diversas áreas que hay que, donde hay que hacer cambio. Entonces, una intervención por sí sola no va a lograr que cambie todo, pero sí es necesario que esté en los tres pilares. Si uno hace solo infraestructura, tampoco funciona. Volevo dire che da noi infatti hanno scelto come progetto proprio perché si vuole dare un po', chiedo scusa se intervengo,
la possibilità di poter educare questi ragazzi a un uso di una della bici, che forse è un mezzo molto semplice anche da usare, anche perché piace, si è ridotto un progetto in una biciclettata, voglio dire. Cioè, se a questo progetto si aggiungesse anche una maggiore informazione appunto sul discorso economico, sul discorso delle infrastrutture, probabilmente sarebbe più coerente come informazione, come formazione nei confronti dei ragazzi. Non solo, ma penso anche dei cittadini in genere, perché i ragazzi con i genitori e poi con la città, allargato, il discorso allargato anche alla città. Por ejemplo, en mi escuela se ha llevado a cabo un tipo de proyecto parecido, como tú has dicho, que junta el tema de la economía con la educación, un poco de infraestructura, y subrayando lo importante que es el empleo de la bici. Lo único es que este proyecto se ha convertido en un día andando en bici, simplemente, sin transmitir conocimientos ni educación. Por lo tanto, me gustaría que se involucraran también cosas como temas de infraestructuras adecuadas, temas de economía, para desarrollar un proyecto más interesante que se lleve a cabo a lo largo de los años o que tenga el objetivo de transmitir conciencia sobre ese tema. Bueno, yo lo que viene ahora es voy a dar ejemplos de las distintas áreas, de los distintos tipos de cosas que se pueden hacer. Y quizás ahí hay también cosas que podamos conversar en base a ejemplos más concretos. Porque, por ejemplo, lo que yo he visto que se hace en algunos lugares es con los niños, con los jóvenes, evaluar la ciudad, por ejemplo, no solo dar vueltas en bicicleta, que por lo demás es muy importante, solo dar vueltas en bicicleta, eso ya es algo muy importante, pero también se puede que los niños evalúen su entorno, que evalúen la infraestructura, o sea, hay distintas actividades que se pueden hacer con los niños también, lo mismo de hacer los mapas de su entorno, un montón de otras cosas, pero lo que puedo hacer después es dar ejemplos de distintas medidas que se pueden hacer en estas áreas. Quello che noi facciamo è fornire le conoscenze agli attori che ci mostrano interesse nella realizzazione di alcuni progetti e per l'appunto nella parte seguente mi occupo di spiegare proprio il modo in cui cambiare la mentalità e la consapevolezza. Se si trattasse solo di trasmettere un'educazione sarebbe inutile, non raggiungerebbe nessun tipo di obiettivo, ma il nostro interesse e il nostro sforzo è finalizzato a combinare molteplici fattori, vale a dire l'adeguatezza delle infrastrutture, le questioni economiche e l'istruzione. Non si tratta di fare un intervento isolato perché non produrrebbe conseguenze positive, ma si tratta di cambiare il tipo di approccio e la consapevolezza mettendo insieme tutti questi elementi. A breve fornirò appunto degli esempi su come si possono cambiare i vari aspetti. Per esempio, si organizzano delle iniziative che vedono coinvolti i bambini che girano per la città valutando la città, non semplicemente organizzando una biciclettata, bensì bambini messi all'opera per valutare la città, valutare le infrastrutture, l'ambiente circostante e bambini chiamati anche a disegnare una vera e propria cartina, una mappa degli ambienti che li circondano. Ciao, sono Marinella. Io volevo solo aggiungere qualche elemento proprio perché andiamo nello specifico e per contestualizzare quello che tu hai detto finora rispetto alle caratteristiche delle nostre città. A parte il fatto c'è un inciso che sulla nuova riforma della scuola c'è scritto esplicitamente che a scuola le ragazzine fanno un'ora di educazione fisica per combattere l'obesità in una settimana, quindi stiamo in una botte di ferro, non ci preoccupiamo.
A parte, non so se vuoi cominciare a tradurre, perché quello del resto non c'entrerà niente. Lo che quiero subrayar son unos elementos que quiero añadir para contextualizar los temas que tú has desarrollado con respecto a nuestras ciudades y las infraestructuras. Por ejemplo, en tema de actividad física, ya tenemos una nueva norma, una regla por parte del Ministerio que dice que todos los alumnos tienen que hacer una hora de actividad física por semana. Por lo tanto, con respecto a ese tema, ya hemos... No, no, ahí no lo digo. Claro. Es que una hora... Sí, una hora para solucionar el tema de la obesidad sería marcar un paso adelante para los que han firmado y escrito esa nueva regla que ya lleva años haciéndose una hora de la obesidad. Sí, medio di monte. Comunque, no, quello che io volevo dire è che cioè, le caratteristiche delle città italiane, cioè praticamente in Italia ci sono moltissimi piccoli comuni, che sono, cioè, i comuni sono 8.000, le metropoli sono, diciamo, città considerate metropoli sono all'incirca una quindicina, 10-15, e il resto sono tutti comuni molto piccoli che nascono attorno a dei centri storici molto antichi e molto piccoli. Tra l'altro poi c'è stato un rapporto di qualche anno fa, magari non è proprio aggiornatissimo, tipo 2011-2012, che diceva che, vabbè, oltre al fatto che dicevo che c'è 1,5 automobili per abitante, eccetera, eccetera, diceva che le automobili in Italia generalmente circolano per 2 ore al giorno e sono parcheggiate per 22 ore su 24, cioè viene utilizzata in media per uno spostamento di 2 ore. Quindi vuol dire che le città vengono costruite attorno al problema del parcheggio delle automobili. E quindi tutti i nuovi palazzi, tutto quello, sacrificano, non so, quelle che erano le aree verdi, quelli che sono stati per noi giardini, cortili, eccetera, eccetera, per i posti auto, per tutti quei, gli abitanti, proprio per sopperire al problema del parcheggio. E, quindi questo da una parte. Dall'altra parte la questione delle infrastrutture è che è vero che la qualità della viabilità della città è anche data dalle piste ciclabili, però è anche vero che i nostri centri urbani spesso non permetterebbero neanche la possibilità di fare le piste ciclabili, perché sono veramente strade molto strette, quindi dovrebbe essere proprio, cioè, centri completamente pedonali, dovrebbero. Però in questo rapporto diceva anche che nella maggior parte dei comuni italiani gli spostamenti sono talmente brevi che tra i 3 e i 5 km di spostamento, che sono in media quelli che si possono fare per andare a lavorare, comunque rispetto a un'automobile arriva sempre prima la bicicletta. Quello sì. E nosotros siamo il mismo. Sì, cioè, sì, cioè non abbiamo nessuno di noi comunque per andare a lavorare negli spostamenti urbani fa 10 km, è impossibile, non so, finiscono i paesi hanno 10 km, sei già fuori. Niente, questi erano i dati per andare avanti, per contestualizzare un po' rispetto all'Italia. Siguiendo con altri dati per integrare tu discurso, por ejemplo, en Italia hay muchos municipios muy pequeños, por ejemplo, unos 8.000, mientras que las ciudades metropolitanas hasta la fecha son casi 15. Por lo tanto, muy a menudo los pueblos pequeños tienen cascos antiguos muy pequeños con callejuelas, donde es bastante difícil desarrollar y construir una ciclovía. Además, un informe de 2011 ha subrayado, por ejemplo, otro tema, es decir, ha dicho que existe 1,5 autos por ciudadano y, por ejemplo, ha subrayado el hecho de que un coche, un automóvil, se emplea simplemente por 2 horas al día, ya que de 22 a 24 horas sigue aparcado. Por lo tanto, solo se emplea por 2 horas y, en realidad, las ciudades están pensadas y construidas
para buscar zonas de aparcamiento. Y esto se hace simplemente sacrificando todas las zonas verdes de una ciudad. Por otro lado, con respecto al tema de las infraestructuras, es cierto que la calidad muy notable que viene de la presencia de ciclovías es muy importante. Lo único es que en nuestros centros, en las partes centrales de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, es muy difícil buscar espacio para construir esas vías. No está permitido ya que hay callejuelas muy estrechas, por lo tanto debería a lo mejor cambiar de punto de vista y convertir toda la parte central de nuestros pueblos en parte peatonal. El informe también subraya el hecho de que en Italia, por ejemplo, en un recorrido, en un viaje de 3 a 5 kilómetros, que es el recorrido que muy a menudo se hace para ir al trabajo, por ejemplo, o para moverse, porque vivimos en pueblos muy pequeños, llega antes, por sí, cierto, la bici con respecto al coche, por lo tanto, de eso se habla para subrayar el tema del desplazamiento urbano. Sí. El tema del estacionamiento, del parqueo, el estacionamiento, entre comillas, gratuito en el espacio público nunca es gratis. Siempre se paga algo, siempre es a costa de algo más, ¿no? Como tú dices, a costa de las áreas verdes o a costa. Y el tipo, el ex alcalde de Bogotá que salía en el video, Enrique Peñalosa, él dice algo que a mí me hace mucho sentido, que es en el fondo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? ¿Quién tiene más derecho? ¿Una pila de metal? O sea, una máquina tiene más derecho a espacio público que una persona. Es como él dice. Porque la gente muchas veces dice, bueno, pero es mi derecho estacionar mi auto. Yo necesito espacio porque es mi derecho. Yo estoy en el derecho de usar la calle, el espacio público, para dejar mi auto. Y él dice, bueno, eso es como si yo dijera, yo voy a dejar mi refrigerador, mi lavadora, en la calle porque es mi derecho. Entonces, en el fondo, es decir, que el derecho no es de las máquinas, el derecho es de las personas. Está mal entendido el problema del estacionamiento, ¿no? Eso como un paréntesis. Per quanto riguarda il tema del parcheggio, come stai correttamente dicendo, in realtà il parcheggio gratuito in fin dei conti non è mai gratuito, in quanto va sempre all'interno di uno spazio pubblico, naturalmente, perché comporta sempre un sacrificio di aree verdi, come hai giustamente sottolineato. Nel video che abbiamo visto mi ha richiamato molto l'attenzione quello che ha detto l'ex sindaco di Bogotà, Enrique Peñales, che parla di un diritto alla città, nel senso che la macchina, piuttosto che dare spazio alla macchina, che è un insieme di ferri, bisogna dare il diritto alla persona. Il punto è che spesso gli individui ritengono che parcheggiare l'auto sia un diritto personale di uso di uno spazio pubblico. Allora l'ex sindaco dice, come se io dicessi che è mio diritto lasciare per strada il mio frigorifero, la mia lavatrice. Credo che ci sia un grande malinteso rispetto alla questione del parcheggio delle auto. Solo vamos a hacer una pausa, ¿no? Pero solo quiero enunciar lo que viene después, si es que hay tiempo para hacerlo después, que es básicamente hablar de infraestructura, porque infraestructura para la bicicleta no es solamente construir ciclopistas, porque obviamente no todas las calles se puede hacer y no todas las calles hay que hacerlo, no es necesario. Pero es una gama mucho más amplia de cosas que se pueden hacer en términos de infraestructura. Sobre todo, lo más importante es bajar las velocidades en muchas de nuestras calles. Ya bajando las velocidades se está promoviendo el uso de la bicicleta y de la caminata, ya eso. Entonces, lo que quiero hacer es enfocarme en varias cosas que tienen que ver con ese tipo de medidas de infraestructura más allá de la ciclopista. Medidas de educación y promoción
en la educación formal y en la educación no formal para jóvenes y niños y también para adultos, y temas de economía, ¿no? De cómo darle sustentabilidad económica a muchas de estas iniciativas. Eso es el qué, qué hay que hacer. Y el cómo hay que hacerlo, eso es simplemente contando un poco del ejemplo de lo que hemos intentado hacer en Chile con procesos participativos para promover esta cultura más amable con la bicicleta que involucren a los distintos actores en las distintas formas que pueden aportar al proceso. Prima della pausa vorrei spiegare brevemente i punti su cui mi concentrerò dopo. Innanzitutto il tema dell'infrastruttura. Infrastruttura non vuol dire semplicemente disporre di piste ciclabili, ma vuol dire anche altro, in primis la riduzione della velocità, che già sarebbe un'iniziativa volta a promuovere l'uso della bicicletta e l'uso della camminata. L'altro punto importante è quello dell'educazione, educazione sia formale sia informale, rivolta non solo ai giovanissimi ma anche agli adulti, e indubbiamente la questione economica che subentra in questo schema ha tre elementi. Parlerò dell'esempio dell'iniziativa che abbiamo applicato in Cile, che è quella di un processo partecipativo che vede coinvolti diversi attori interessati che svolgono naturalmente un ruolo diverso, ma con l'unico obiettivo di migliorare il tipo di sistema di trasporto e di aumentare la consapevolezza, sensibilizzando tutti in questo senso. Pausa.